Care bimbe e cari bimbi, vi voglio raccontare una storia per questa Pasqua. Per raccontarvi questa storia vi chiedo una piccola collaborazione. Mettete in pausa il video, andate a prendere un pezzo di carta e una forbice, possibilmente con la punta arrotondata. Siete pronti? La storia che vi voglio raccontare è la storia di un ragazzino che si chiama Giacomino. Giacomino vive in una famiglia povera, non ha molto a disposizione, non è come tutti gli altri bambini che hanno tanti giochi, tanti oggetti in casa. Lui si accontenta delle piccole cose. La sera prima di Pasqua i suoi genitori lo chiamano in una stanza e gli dicono: "Caro Giacomino, lo so, domani arriva Pasqua e non abbiamo niente da darti. I tuoi compagni sicuramente avranno tutti delle uova, magari chi è più fortunato ancora riceverà due o tre da tutti gli altri parenti. Noi invece non abbiamo nient'altro da darti che questo. Questo che tu vedi sarà la chiave per la tua felicità. Questo che noi ti stiamo dando lascerà un segno nella tua vita. Questo segno che noi ti diamo, devi portartelo sempre con te. E ovunque tu andrai, questo segno sarà per te la tua casa. E ricordati che questa casa sarà il posto dove tu troverai rifugio ogni volta che ne avrai bisogno. Sarà la chiave. Che ti accompagnerà in ogni situazione e ti porterà la soluzione. Giacomino allora prende con sé questa chiave e, finite le vacanze di Pasqua, al primo giorno di scuola, durante l'intervallo, vede un suo compagno che viene preso di mira dai bulli, lo prendono in giro, lo mettono in un angolo. Allora Giacomino interviene e salva questo suo amico. Quando i bulli si allontanano, si rivolge a questo suo amico tirando fuori il dono di Giacomino e gli dice: "Quando i bulli si allontanano, va da questo suo amico e gli dice: mi dispiace per la tua situazione, io non ho molto da darti, non so come risolvere definitivamente questo problema, però quello che ho è un dono che mi hanno dato i miei genitori. Questo dono ti darà una soluzione a questo problema, ti darà la pace di cui hai bisogno. Prendi, amico mio, prendi un pezzo della chiave che mi è stata donata, portatelo con te affinché tu possa avere la pace che desideri. Finita scuola, tornando a casa, Giacomino vede in lontananza una signora che faceva fatica a portare la spesa. Allora le va incontro e le chiede: "Scusi signora, ha bisogno di una mano?" La signora è molto contenta, si fa aiutare da Giacomino e, arrivata a casa, si lamenta dicendo di come i suoi figli si siano dimenticati di lei, di come nessuno ormai la cerchi ed è tutta sola. Giacomino è triste per la signora e tira fuori dalla tasca la chiave che ha ricevuto dai genitori e le dona un po' di quella speranza di cui lei ha bisogno. E così la sera Giacomino, mentre si sta allenando, vede in un angolo del campo l'allenatore che si arrabbia con un suo compagno perché il giorno prima non aveva fatto una bella partita. A fine allenamento Giacomino va da lui e dice: "Mi dispiace per lo sfogo dell'allenatore, capita a tutti una giornata storta. Io però ho qualcosa che magari ti può dare un po' più di tranquillità, un po' più di felicità.
prendi anche tu un pezzo della mia chiave. E così Giacomino passa tutta la sua esistenza cercando di condividere questo pezzo di chiave con tutti quelli che incontrava e che vedeva in difficoltà. Anziano Giacomino, ahimè, come ogni essere umano, muore. E una volta morto sale su in cielo e si trova davanti alle porte del paradiso e incontra un angelo del Signore che lo ferma e dice: fermati, dove vai? E Giacomino, tutto timido, dice: beh, io spero di entrare in paradiso. I miei genitori mi hanno dato una chiave per entrare in paradiso. Però purtroppo col passare del tempo questa chiave, diciamo che ha perso la sua dimensione iniziale. E l'angelo allora lo ferma e dice: ok, ma dammi comunque questa chiave. E Giacomino, tutto timido, consegna all'angelo questa chiave. L'angelo prende la chiave, lo apre ed esce fuori una croce. Ecco, bimbi e bimbe, il messaggio della Pasqua. Ecco il dono che i genitori hanno dato a Giacomino. Il dono dell'Evangelo di Gesù Cristo, che è morto sulla croce per la salvezza di tutti. Ma questo annuncio non è un annuncio da conservare gelosamente, ma un annuncio così bello e così ricco di speranza per ogni essere umano che va condiviso. E Giacomino nella sua esistenza lo ha fatto con tutti.